Per qualcuno è il derby dei veleni, per altri solamente delle polemiche da cancellare, per altri quello delle rivincite, qualcuno avrà il dente avvelenato, per qualcun altro è la cartina di tornasole per verificare ciò che va e ciò che non va, per altri ancora è una gara da ex. Volendo ancora si affrontano le squadre delle due città più grandi delle Marche. Insomma, Ancona Vispesaro accontenta tutti e ne ha per tutti i gusti. Si riparte dal campionato scorso, dalla segnalazione pesarese dell'irregolare tesseramento anconetano di Luca Bellucci, ex Vissino per giunta, ironia della sorte. E così si consuma la beffa, l'1-0 in campo per i dorici diventa 0-3 in tribunale per i pesaresi. In estate poi l'Ancona strappa dopo lunga attesa il capitano Lorenzo Paoli alla Vispesaro, assente per un grave infortunio oggi. Certo, questa è storia, ma non è detto sia acqua passata. Il presente ci parla di un'Ancona in settimana eliminata ai rigori dalla Coppa Italia ad opera del Propiacenza, di una squadra che in casa non vince da un mese. Da parte Vis c'è gran voglia di fare bene, c'è entusiasmo nell'affrontare una delle big del girone, c'è voglia di giocarsela a viso aperto e di dimostrare che la Vis può stare in alto. D'altronde i pesaresi a ben guardare non hanno tutti i torti, hanno probabilmente i migliori under del girone, ad oggi hanno segnato tanto quanto i dorici, Foiera però ne ha presi tre di più. Insomma, per chi sarà dolcetto e per chi scherzetto? Tra i padroni di casa, detto del grande assente Paoli, a Cornacchini mancano anche altri due pilastri della retroguardia, ovvero Mallus e Fabi Cannella, recuperato in extremis Cacioli. In attacco fiducia al trio Bondi, Tavares, Sivilla, Degano parte dalla panchina. Gli ospiti devono fare a meno di Chicco, di Cusaro, fermato dal giudice sportivo, ma rientra Melis in difesa a far coppia con Martini. In avanti Ridolfi e l'ex primavera dorico Bugaro supportano un altro ex, Luca Cremona, al centro dell'attacco ospite. Insomma, queste le premesse, vediamo insieme com'è andata sul campo questo super derby. Partono i dorici al quinto, staffilata mancina di Bondi che scalda i guantoni di Foiera. Ancora Ancona al 14°, Bambozzi ruba palla a Ridolfi e innesca Tavares sulla destra, parabola centro area, Foiera blocca. 18°, si fa viva la Vis con un calcio da fermo di Bugaro, Lori va via senza problemi, poi 5 minuti dopo si spezza lo 0-0. Azione insistita dell'Ancona in area vissina, recupera palla da Alessandro sulla tre quarti sinistra, il numero 8 dorico alza la testa e pennella una traiettoria col contagiri sul secondo palo per la cresta dorata di Sivilla, che salta più alto di tutti, inzucca e buca Foiera per l'1-0 dell'Ancona. Ancona 1, Vispesaro 0, Andrea Sivilla. Prova a farsi rivedere la Vis al 31° con una palla inattiva di Ridolfi, esce coi pugni Lori. La risposta dei padroni di casa comincia un minuto dopo dai piedi fatati di Bondi, che finta e rifinta cerca Tavares in area che tocca male ma mantiene il possesso del cuoio, il portoghese vede e serve Biso a rimorchio che però tira le stelle. 35°, l'Ancona raddoppia, stavolta anziché D'Alessandro è Bondi a calciare un fendente a centro area pesarese, velo di Tavares, destro al volo di Sivilla e palla sotto la traversa, Ancona 2, Vispesaro 0, ancora Andrea Sivilla. E ancora in chiusura di tempo, sempre con Tavares che al 37° allarga troppo il destro e al 43° non riesce ad approfittare appieno dell'errore in disimpegno di Melis. Si chiude così, sotto applausi scroscianti del pubblico di casa, la prima frazione di gioco, Ancona 2, Vispesaro 0. La ripresa si apre con la Vis che cerca di fare qualcosa in più di prima. Al 6° ci prova Ridolfi su calcio da fermo. Da corner un minuto dopo Cremona ci riprova, ma la palla sbatte su Caparuccia. Poi riprende in mano le redini del match l'Ancona. 12° Sivilla crossa al bacio per Tavares, che però è troppo indeciso sul da farsi. Un minuto dopo batti e ribatti in area Vis senza che la palla varchi la rete ospite. Al 22° indovinello della settimana, è gol o non è gol? Da corner di Bondi ci prova Tavares, lui finisce in rete, la palla forse pure, poi a Biso non riesce il tap-in vincente.
Tre minuti dopo, dominio Ancona. Sivilla fugge in contropiede, si presenta davanti a Foiera, ma anziché calciare serve troppo generosamente Tavares e così la difesa vissina recupera e sventa. Si rifà viva la vissa al 31esimo con Bugaro, sventola che smuove l'esterno della rete dorica. Poi al 36esimo si chiudono i giochi. Il neo entrato Degano serve Sivilla, che in pallonetto supera Foiera, gonfia la rete e porta a 3 sia l'Ancona sia i suoi gol di giornata. Ancona 3, Vispesaro 0. E chi se non lui? Ancora Andrea Sivilla. La prima seria parata di Lori arriva in chiusura di match al 40esimo da corner, girata di testa di Di Carlo, il portierino dorico dimostra riflessi da pantera e dopo 3 minuti di recupero cala il sipario sul match. Per l'Ancona, allergica ai derby, è stato un parto lungo 10 mesi vincere di nuovo un derby. L'ultimo acuto era datato 6 gennaio scorso, l'urrà casalingo contro la Maceratese. Bella partita, dilagante, devastante, travolgente Ancona, praticamente perfetta, con un collettivo che ha girato a 1000 e con un Sivilla implacabile. Testa, corsa, gambe, cuore, muscoli e tecnica. Vista oggi, l'unico problema per Cornacchini è rendere costante nel tempo la prestazione odierna dell'Ancona. E la Vis? Ha fatto quel che ha potuto, poco in verità, ma la causa del poco della Vis è nel tanto dell'Ancona di oggi. Insomma, dolcetto per i dorici, scherzetto per i pesaresi e forse troppa Ancona per la Vis odierna. D'accordo su questa tesi il tecnico di casa Giovanni Cornacchini, un po' meno il trainer ospite Beppe Maggi. Ma un segnale importante per noi. Abbiamo, secondo me, giocato un'ottima partita contro una squadra che gioca a calcio, quindi nel momento in cui trovi queste squadre qua, chi ha più qualità probabilmente vince. Noi abbiamo interpretato la partita nella maniera giusta, con quell'intensità, con quella cattiveria agonistica di categoria, e poi dopo le qualità ci sono. Mi sembra che abbiamo avuto anche altre 2 o 3 palle gol importanti per poter fare ancora, insomma, un bottino pieno, però sono contento, sono molto contento, la squadra ha giocato molto bene. E hanno giocato bene tutti, mi sembra che ci siano stati pochi giocatori al di sotto delle proprie qualità. Guardavo Rafa, Bondi, è un giocatore che ha fatto la differenza, lo stesso Andrea Sivilla, ma tutti, un pochettino tutti. Poi in mezzo al campo abbiamo dato molto, molta intensità. Il discorso di Bambozzi era un discorso che trovavamo una squadra che giovane, che aveva aggressività, e mi sembrava che lui fosse un giocatore che potesse contrastare bene questo tipo di gioco. Mi sembra che l'abbia fatto bene, insomma. Era un test, sì, importante, perché abbiamo 2 derby, mi sembrava che il derby era da tantissimo tempo che non si riusciva a vincere. L'abbiamo vinto in maniera splendida, cioè confermando delle grosse qualità, però ripeto, il campionato è questo e quello che abbiamo, la partita che abbiamo affrontato con la Miternina. Quando tu puoi giocare in un campo come questo, poi riesci a giocare, le squadre sono 2 a giocare, tu fai la bella partita. Nel momento in cui gli altri non giocano o ti limitano, come abbiamo fatto con la Miternina, tu devi adattarti al loro tipo di gioco, però la qualità della squadra che ce l'ha. Ripeto, tranne il colpo di testa alla fine su un calcio piazzato loro, mi sembra che Lori veramente sia stato inoperoso. Sì, dipende dai punti di vista, forse troppa poca vi spesero per questa Ancona. Non abbiamo giocato e io sono sempre del parere che la Vispesaro se la può giocare con tutti, purché faccia la partita, purché giochi. E invece oggi, un po' per merito dell'Ancona e credo parecchio demerito della Vispesaro, anche da parte mia, non abbiamo fatto la nostra solita partita. Ecco. Non mi è piaciuto l'atteggiamento, l'Ancona è partita con furore agonistico e noi abbiamo solo subito. E invece di reagire e far vedere che siamo una squadra anche noi, abbiamo aspettato troppo, poco possesso palla, poche ripartenze. È vero che prima dei gol abbiamo battuto un paio di calci d'angolo e abbiamo avuto un paio di ripartenze, però troppo poco secondo me per fare la partita qui ad Ancona. Poi i 2 gol sono stati uno fotocopia dell'altro e niente, poi lì la partita si è messa in salita in modo troppo per noi, per la Vispesaro di oggi troppo, sono sincero.